Sala stampa del Carrano nel post partita di Santa Maria Calpazio, vittoria per 5-1. Partiamo da un primo dato di fatto: seconda vittoria in due partite e girone di Coppa Italia vinto. Sì, girone di Coppa Italia vinto era un primo step importante per noi. Abbiamo lavorato un mesetto proprio per farci trovare pronti. Siamo soddisfatti, siamo contenti e ci dà entusiasmo per la prima di campionato di sabato contro il Santa Maria della Carità. Venendo invece all'analisi del match, un 5-1, una partita che non è stata mai in discussione per la squadra giallorossa. Sì, abbiamo fatto una buonissima prestazione, si sono visti anche dei principi, delle trame ben fatte, siamo contenti, siamo soddisfatti, stiamo smaltendo i carichi di lavoro e penso che arriveremo a sabato in buonissime condizioni. Alessandro Pippa per Infocilento. Mister, innanzitutto complimenti per la vittoria, oggi è una partita in pieno controllo. Abbiamo visto molto bene i due esterni bassi che si sono sovrapposti sempre bene, arrivando sul fondo e creando tante occasioni da gol. L'unico rammarico probabilmente è il gol preso alla fine. Me lo ricordi? Sì, il gol mi ha fatto arrabbiare perché se dobbiamo fare un salto di qualità non dobbiamo prendere gol in quell'occasione. Però ci sarà tempo per migliorare sui due bassi, sono d'accordo con te, anche se De Angelis e Strianese sono due calciatori importanti. Io ho chiesto di mettere qualità, di sovrapporsi spesso, l'hanno fatto benissimo e sono soddisfatto di quello che ci hanno dato. Un'altra curiosità per quanto riguarda il reparto offensivo, crede che la rosa sia ultimata o crede che serva qualcuno al posto nell'eventualità sabatino dovesse avere, non se lo si augura nessuno mai che possa avere qualche problema al suo posto? Guarda, io sono contento di quello che mi ha messo a disposizione la società, è normale che se ci sarà un'occasione la valuteremo, però io penso che abbiamo una buonissima rosa e sicuramente ci faremo trovare pronti se ci sarà un'occasione per migliorare l'organico. Mister, era anche la prima al Carrano dopo l'annata dell'anno scorso della retrocessione, anche sotto questo punto di vista è stato bello riabbracciare un pubblico che nonostante il caldo, nonostante gli ultimi giorni di agosto, era sugli spalti a tifare. Questa è la cosa più importante, Andò. Noi in casa non vincevamo da novembre dell'anno scorso ed era importante rimettere una vittoria in casa per i nostri tifosi, ripartire con entusiasmo e sono felice di aver dato una gioia a loro. Grazie mille, mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata.